Buongiorno a tutti, siamo collegati con Nicola De Palo, Buongiorno. buongiorno, educatore, cugino di secondo grado di Graziella De Palo, autore del libro Omicidio di Stato che è stato pubblicato nel 2012 e come mi ricordavo poco fa Nicola, essendo decaduti i diritti d'autore, è in libera consultazione. Metteremo poi un link in descrizione a questo video. Con Nicola parleremo della vicenda appunto di Graziella e di Italo Toni, due giornalisti che scomparvero il 2 settembre 1980, ovvero a un mese esatto dalla strage alla stazione di Bologna. Adesso Nicola ci parlerà in dettaglio, ci racconterà i dettagli di questa vicenda terribile che ancora oggi rimane un mistero in quanto i corpi dei due giornalisti non sono mai stati ritrovati, non si è mai arrivati a individuare i colpevoli di questo rapimento e della probabile uccisione dei due. Parleremo di come questa vicenda comunque di fatto sia stata rimossa dalla memoria storica del paese, contrariamente ad altri gravissimi episodi che purtroppo hanno interessato altri giornalisti, altri operatori come potevano essere Graziella, che aveva 24 anni all'epoca dei fatti, e Italo Toni, che aveva 50 anni. Graziella lavorava, scriveva per Paese Sera e l'Astrolabio, Italo Toni scriveva per i diari e stavano conducendo, come ci dirà Nicola, in particolare Graziella, un'inchiesta molto delicata sul traffico d'armi, nel quale il nostro paese era coinvolto, anche, diciamo, se vogliamo, per conto degli Stati Uniti, il nostro paese vendeva armi. E con delle triangolazioni particolari, armi che potevano arrivare anche a paesi sotto embargo, ma soprattutto il nostro paese si trovava a ricevere di ritorno queste armi che venivano poi utilizzate e andavano ad alimentare il terrorismo nostrano e il terrorismo internazionale attraverso le organizzazioni, alcune organizzazioni palestinesi. Comunque ne parleremo in dettaglio con Nicola, a cui lascio la parola. E buon ascolto a tutti. Grazie Gabriele, insomma è con molto piacere che ho accettato il tuo invito e devo innanzitutto insomma dire che dal tuo invito ho faticato un pochino perché tutte le volte che parlo di questa mia cugina che non ho mai avuto la possibilità di conoscere, mi vengono sempre dei sentimenti un po' tra la rabbia, tra la rassegnazione, tra l'impotenza del non poter appunto arrivare a mettere la parola fine su questa triste vicenda. Io avevo 16 anni quando mia cugina Graziella è scomparsa, scomparsa letteralmente perché è stata svanita nel nulla, nel pieno della guerra civile libanese che imperversava in Libano già da 2 anni. E questa cugina ne ho sempre sentito parlare tanto in casa, però appunto sapevo che era figlia di un cugino primo di mio padre, non ho appunto mai avuto la possibilità di poterla conoscere. E mi è venuto, diciamo, l'occasione di potermi interessare a questa vicenda dopo aver fatto un esame universitario di storia contemporanea, perché la docente, proprio nel corso dell'interrogazione, mi aveva fatto affrontare un testo sulla storia del giornalismo italiano. Durante l'esame, appunto, ho detto: guardi, che l'autore non parla proprio di questi due giornalisti, di Graziella De Palo e Italo Toni. È stata una storia dimenticata da subito, oppure fatta volutamente dimenticare, perché erano anni difficili, eravamo negli anni di piombo, e la scomparsa, la morte, il rapimento di questi due giornalisti è stato un qualche cosa che al momento si doveva tenere il più possibile segreto, tanto che quando i familiari in Italia hanno
hanno interessato il Ministero degli Esteri proprio perché era previsto il loro ritorno da Beirut in Italia, i primi messaggi che dalla Farnesina erano stati quelli di stare tranquilli, che sicuramente non ci sarà stato qualche impedimento, e quindi hanno cercato le nostre istituzioni di fare proprio in modo di gettare acqua sul fuoco, di allungare i tempi in modo che le indagini sulla loro scomparsa potessero partire il più tardi possibile. È venuto poi invece fuori a distanza di tempo durante le indagini che la magistratura aveva svolto, che Graziella e Italo si erano recati all'ambasciata di Beirut e, essendo assente in quel momento l'ambasciatore Stefano D'Andrea, avevano parlato con Tonini, che era un addetto dell'ambasciata, dicendo che se entro 3 giorni non fossero ritornati all'ambasciata per dar loro notizie, che dovevano essere ricercati, cosa che non avvenne. Quindi i due vengono prelevati dal loro albergo, erano giornalisti vicini alla causa palestinese, vicini al mondo appunto dell'OLP, però avevano sospettato che le loro indagini potevano provocare dei pericoli per le loro persone. Quindi l'ambasciata non li cerca. Addirittura, scusa, credo che il viaggio fosse stato proprio organizzato dall'OLP, il viaggio in Libano, o mi sbaglio? Sì, assolutamente. Loro, diciamo che la loro missione, la loro indagine giornalistica era quella di andare a fare un reportage sui campi dei profughi palestinesi che si erano rifugiati in Libano dopo il conflitto con uno dei tanti conflitti con Israele, e si erano recati prima della partenza, un mese prima, dal cosiddetto ministro degli esteri in Italia. La Palestina purtroppo non è mai stata riconosciuta, ma avevano avuto proprio un pacchetto viaggio per cui loro erano ospiti dell'OLP, di Al-Fatah. Erano andati da Nemer Ahmad, che era il rappresentante italiano dell'OLP in Italia, e all'atto della loro scomparsa i familiari si erano recati anche in via Nomentano, dove aveva sede la rappresentanza diplomatica dell'OLP, e Nemer Ahmad gli aveva detto: ma state tranquilli, avranno perso un aereo, non gli potrà essere successo nulla di male perché sono sotto la nostra protezione. E quindi anche loro, anche i palestinesi, hanno probabilmente in accordo con il nostro Ministero degli Esteri, con i nostri servizi, hanno cercato di fare in modo che non si creasse il panico tra i familiari. Un'altra richiesta che era stata fatta era quella, quando trascorrevano le settimane, di mantenere il più assoluto riservo, di non dare notizia alla stampa della loro scomparsa, perché sarebbero state delle trattative in corso per il loro rilascio, perché subito si diceva che non gli era successo niente, poi che erano stati rapiti dai cristiani maroniti falangisti, quindi la fazione avversa a quella dell'OLP, e quindi c'è stato un grande miscuglio proprio di notizie, ma che alla fine poi si è scoperto che erano proprio state orchestrate per gettare discredito, per inquinare le acque. Ecco, perché se non ricordo male, loro, diciamo, arrivati in Libano qualche giorno prima, mi sembra verso fine agosto arrivarono. Dalla Siria, sì, esatto. Fine di agosto. Ma quel giorno, quel 2 agosto, dovevano essere recuperati da esponenti del fronte democratico di Nayef Avatmè, se non sbaglio. Erano ospiti. Sì, che poi tra l'altro va ricordato che l'OLP è una federazione di organizzazioni di cui Al-Fatah, di cui era presidente Yasser Arafat, era quella, diciamo, predominante come numero e come autorità. Ma poi c'erano altri gruppi, tra cui il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina di George Abbas e
il terzo gruppo in termini numerici era proprio il Fronte Democratico di Nayef Fatmeh. Ma questi del Fronte Democratico non prelevarono, cioè quando arrivarono all'albergo, al Triumph, che era l'albergo nella disponibilità dell'OLP, non trovarono più Graziella Italo, che erano stati prelevati da qualcun altro. È così? Esatto, doveva esserci anche una militante italiana, Piera Redaelli, su questa jeep che doveva passarli a prendere in albergo per recarsi nel sud del Libano, vicino alla linea appunto del conflitto con gli israeliani. E anche insomma l'italiana, la Radaelli, dice che erano già stati presi da qualcuno. Il portiere dell'albergo aveva dato delle indicazioni, aveva detto che si erano diretti verso la frontiera con l'Iraq pochi giorni prima appunto dell'inizio della guerra tra Iran e Iraq. Quindi anche lì notizie false su notizie false. Ma che cosa erano andati a fare poi in realtà? Graziella De Palo aveva in Italia avuto dei contatti molto stretti con l'onorevole Falco Acame, che era un ex ammiraglio della Marina italiana, componente della Commissione Difesa della Camera. Acame era un deputato socialista che era molto inviso ai suoi compagni di partito, c'erano stati dei forti dissidio con Bettino Craxi, e aveva dato tantissime informazioni alla De Palo, dicendo che era in corso tra l'industria bellica italiana, che lavorava quasi esclusivamente su brevetti statunitensi, per vendere armi in tutti i paesi medio orientali. Cioè noi all'epoca, negli anni 80, eravamo il quarto paese produttore di armi al mondo, ok? Prima della Cina, prima ancora della Russia. E che cosa era il meccanismo perverso? Che gli Stati Uniti, non potendo vendere direttamente armi a quelli che consideravano gli stati canaglia, utilizzavano l'industria bellica italiana per produrre elicotteri, navi, sistemi missile, antimissile, radar e tutto quanto, e farli avere appunto con queste triangolazioni. Quindi pensate un pochino la difficoltà proprio di affrontare certi argomenti che in Italia sulla stampa italiana di ogni colore, di ogni fazione, veniva bellamente proprio trascurata. Quindi una giovane giornalista alle prime armi di 24 anni che aveva già acquisito proprio con un mucchio di articoli su Paese Sera certi elementi, aveva descritto tra le altre cose la figura di un intermediario dei nostri servizi, non aveva fatto il nome, ma si sarebbe poi capito che si trattava del colonnello dei carabinieri Stefano Giovannone, che apparteneva al SID, ai servizi militari, sì, poi divenuto SISMI, e che lui era il plenipotenziario per tutta l'area medio orientale proprio per lo smercio di questi armamenti. Da indagini poi successive si è appurato che parte di queste armi che noi cedevamo ai palestinesi in cambio di favori, il primo fra tutti forse è quello di cui magari puoi parlare anche tu, il famoso lodo Moro Giovannone, per cui l'Italia era stata posta sotto un ombrello e l'OLP e tutte le varie frange appunto della galassia palestinese non operava con atti contro obiettivi italiani. E quindi, mentre nel resto d'Europa c'erano dirottamenti, c'era stato la strage a Monaco durante le Olimpiadi, nel 1973 Aldo Moro, che all'epoca era ministro degli esteri, ha avuto l'idea di fare questo patto fortunato, scellerato, gli storici poi daranno una loro opinione, per fare un qualcosa all'italiana, cioè noi ci proteggiamo, facciamo un accordo, facciamo transitare armi sul nostro territorio, diamo appoggio anche al terrorismo palestinese che insanguinava la Francia, insanguinava la Germania e altri paesi alleati, ma noi facciamo questo doppio gioco. Quello che era stato
definito da Taviani la politica della moglie americana e dell'amante libica, cioè noi eravamo strettamente alleati dell'America e dei paesi della NATO, ma sotto sotto poi avevamo questi intrallazzi per avere agevolazioni per quanto riguardava soprattutto le forniture di petrolio, per avere da parte dell'OPEC un occhio di riguardo. Ci ricordiamo l'embargo, cioè i problemi che ci sono stati negli anni 70 legati all'austerity, al fatto che girava. Io mi ricordo da bambino quando si girava in bicicletta, si girava sui pattini, c'erano le domeniche senza auto, era stata una cosa anche carina, però l'Italia, l'industria italiana doveva far fronte a un approvvigionamento energetico e quindi non potevamo fare a meno del petrolio. E qual era, diciamo, il canale migliore che quello di essere amici, diciamo, dell'OLP e anche del riconoscimento dello Stato del palestinese. Quindi all'italiana abbiamo probabilmente cercato di fare in modo di salvare capre e cavoli. Certo. Sì, in nome della ragion di Stato, questa cosa, il Lodo Moro, diciamo, viene, può essere interpretato appunto come un interesse superiore della nazione, anche in termini di approvvigionamento petrolifero, oppure anche di vendita di armi, come si è detto poco fa, e dall'altra parte essere diciamo esentati dal terrorismo palestinese che dal 1968 fino agli anni 80 imperversava invece un po' ovunque in Europa. Una cosa volevo chiederti, ecco, tu hai accennato prima che, perché poi arriveremo a proprio come questa vicenda è stata trattata sia da, diciamo, dalle nostre istituzioni o perlomeno dai servizi, dal Sismi, da Giovannone stesso e dall'altra parte dagli stessi palestinesi. Venne indicata, quando si capì che non avevano perso un aereo, non erano, diciamo, da qualche parte, venne tirata in ballo l'ipotesi di una pista falangista, cioè i cristiano-maroniti, i falangisti di Gemayel, che era una delle tante fazioni presenti sul territorio libanese in quella guerra civile terribile. Ma la pista falangista, guarda caso, era stata tirata in ballo ancora una volta dai palestinesi, cioè da Abu Ayyad, il capo dei servizi dell'OLP, Salah Khalaf, detto Abu Ayyad, per depistare di fatto, depistaggio che venne poi accolto anche dai nostri servizi, sulla strage di Bologna che era avvenuta il 2 agosto 1980. Cioè Abu Ayyad nel settembre, per la precisione il 16 settembre, tra il 16 e il 19 settembre dell'80, quindi due settimane dopo la sparizione di Graziella e Italo, rilasciò delle interviste in cui diceva che nei campi palestinesi, i palestinesi avevano intercettato degli italiani che si addestravano nei campi cristiano-maroniti della Falange, e in quegli campi si era parlato tra estremisti di estrema destra, italiani, tedeschi e di altre nazioni, si era parlato di un grosso attentato da compiere a Bologna. Quindi di lì partì la pista internazionale del depistaggio della cosiddetta poi pista libanese, definita così dai magistrati, ma questa stessa, diciamo, ipotesi viene adombrata anche per la sparizione di Graziella Italo, proprio dagli stessi interlocutori, che siano i nostri servizi o che siano i palestinesi. Anche per Graziella Italo si parla di questa possibilità che siano stati rapiti dai falangisti. Ecco, due parole su questi depistaggi. Come iniziarono poi i rapporti della vostra famiglia, che tu hai indagato anche per scrivere il libro e ne avrai sentito parlare sempre in famiglia? Cioè voi prendeste la famiglia prese contatto con, andò in Libano più volte? Ecco, sì. Se fai un po' un racconto di questi colloqui, che sono stati anche drammatici in certi momenti. Certo, allora, uno degli elementi più eclatanti è stato un telex che l'ambasciatore Stefano D'Andrea
aveva mandato alla Farnesina, in cui aveva descritto in maniera proprio accurata il rapimento e la successiva eliminazione dei due giornalisti. Aveva detto che era stato Al-Fatah, la componente maggioritaria dell'OLP. Questo rapporto, questo telex, era stato ovviamente tenuto segreto, non era stato messo al corrente dei familiari, ma poi solamente successivamente, durante il dibattimento giudiziario, queste carte erano venute fuori. Quindi le nostre istituzioni avevano saputo subito, immediatamente, come erano andate le cose. Quindi diciamo che i familiari di Graziella e di Italo avevano avuto rapporti diretti con Abu Ayyad, con Arafat, con il colonnello Stefano Giovannone, si erano recati in Libano più volte, con i servizi segreti, la Sûreté libanese, con il Vaticano, con Monsignor Capucci. E si erano recati più e più volte da Nemer Ahmad in Italia. Insomma, c'era stato un continuo proprio rimpallo di responsabilità, di notizie date in maniera fuorviante. Addirittura una delle cose incredibili era che è stato che, visto che l'ambasciatore D'Andrea aveva dato subito la sua versione dei fatti, dopo pochi mesi dal rapimento di Graziella di Italo, era stato improvvisamente preso e trasferito presso l'ambasciata di Copenaghen, proprio per eliminare quell'elemento scomodo che voleva invece dire come erano andate le cose. Sì, tra l'altro, quindi, Stefano D'Andrea era in rotta con Giovannone, cioè la famosa guerra di Stefani. Sì. Quindi l'unico, diciamo, rappresentante delle istituzioni che aveva dato un minimo appoggio ai familiari era stato Sandro Pertini, un mio conterraneo. Ma il Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza del Consiglio di turno non aveva proprio collaborato. Facciamo passare gli anni e inizia poi l'indagine della magistratura. Arriviamo a dire che è stato un momento proprio duro, è stato un momento difficile per i familiari, perché si sono trovati ad essere soli e non supportati da nessuno. L'indagine della magistratura è stata condotta in realtà in maniera seria, perché il pubblico ministero armati era riuscito a ricostruire come erano andate le cose e a incriminare Abu Abbas come mandante Scusa, Giorgia Bascia, sì. Perché erano stati considerati spie al servizio israeliano, ma pare che appunto la falsa informativa sia giunta dall'Italia, cioè i due che erano molto vicini alla causa palestinese, ospiti dei palestinesi, sono stati bruciati e traditi da un'informativa. Perché? Perché probabilmente dovevano aver scoperto quello che non potevano raccontare ritornati in Italia. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che erano momenti veramente difficili, eravamo nel pieno degli anni di piombo, e se fossero tornati, avessero raccontato che parte delle armi che noi italiani davamo anche ai palestinesi, come a tutti i regimi dittatoriali del mondo, ritornavano in Italia e finivano in mano alle Brigate Rosse. Immaginate un pochino voi che cosa poteva succedere. Poi c'erano anche altri aspetti, ad esempio dalla Valle della Becca arrivavano carichi di droga, di papavero da oppio, che finivano poi dopo nelle raffinerie dell'Andrangheta e ritornavano in Italia. Quindi probabilmente c'erano viaggi in andata e in ritorno di armi e di droga
per cui insomma ci sono tanti aspetti, ad esempio come quello del centro Scorpione, i servizi depistati, cioè servizi che facevano il doppio gioco, che probabilmente facevano anche i loro interessi. Dimmi. Proprio durante diciamo le indagini della magistratura, il colonnello Stefano Giovannone invoca, durante un interrogatorio in cui gli si chiedeva di approfondire questi rapporti particolari con il mondo palestinese, invoca il segreto di Stato. Siamo nell'agosto dell'84. E il presidente del consiglio dell'epoca, che era Bettino Craxi, avvalla questo segreto di Stato, che quindi dal 28 agosto 1984, su questa vicenda, sulle carte diciamo che potevano far luce su quanto era accaduto a Italo e Graziella, cala il segreto di Stato, che decadrà dopo 30 anni, il 28 agosto 2014, ma immediatamente vengono riapplicate le classifiche originali, addirittura in alcuni casi aumentate, e questi documenti ancora oggi, con molta molta lentezza e con una certa diciamo selezione, stanno finalmente emergendo a 43 anni dai fatti. Alcuni di questi documenti, in particolare 195, sono stati negli ultimi mesi versati all'Archivio Centrale dello Stato. In quei documenti, ne ho parlato tante volte nel mio canale e anche in altre occasioni, fanno emergere quello che era il clima, la crisi che si era venuta a creare tra il nostro paese e le organizzazioni palestinesi, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina di George Habash in particolare, perché era quel gruppo all'interno dell'OLP che dal 68 aveva esportato fuori dai confini di Israele e della Palestina la guerriglia, il terrorismo, insomma la loro lotta, con azioni che tu hai ricordato, dirottamenti aerei, attentati e quant'altro. E con Lodo Moro noi eravamo riusciti un po' a rimanere al di fuori di questa situazione. Ecco, nel novembre del 79 c'era stato un sequestro di due missili SAM-7 Strela di fabbricazione sovietica, trovati in possesso a tre autonomi romani a Ortona. Questo sequestro aveva portato nel giro di pochi giorni, il 13 novembre, all'arresto di Abu Anze Saleh, che era il responsabile del Fronte Popolare in Italia, presente a Bologna. E poiché in quel momento, tra l'altro, una parte dell'arsenale del fronte si trovava proprio in Italia, era stato trasferito in diverse occasioni, guarda caso nell'estate del 79 fu addirittura il capo delle Brigate Rosse dell'epoca, Mario Moretti, a recarsi al largo del Libano con un veliero e a portare in Italia il Papago, esatto, 6 quintali di C4, armi, munizioni, in parte depositate in un nascondiglio sul Montello, in parte in Sardegna. Ecco, comunque questa era diciamo la situazione in quel momento. Forse l'Italia, grazie a Lodo Moro, era ancora più tranquilla per i palestinesi che non il Libano, che era una polveriera, no? Quindi una parte del loro arsenale era addirittura nel nostro paese. La rottura del lodo, cioè l'arresto del responsabile, che quindi aveva un ruolo importante a Abu Anze Saleh, anche in virtù del fatto che era il garante di questo lodo, l'alter ego, se vogliamo, di Stefano Giovannone, capocentro del SISMI a Beirut, spinge i palestinesi a iniziare una serie di richieste, di minacce, chiedendone la liberazione, chiedendo la restituzione dei missili e così via. E questo è il clima che si osserva in quei mesi. Ecco, Questo segreto di Stato che è insistito per 30 anni, sono state riproposte le classifiche, voi come altri negli anni, dopo per esempio il 2014, cioè dopo appunto la decadenza del segreto, sono state fatte più richieste alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per poter avere accesso a queste carte.
Che risposte avete avuto? Allora, era capitata addirittura una cosa molto strana, perché il segreto di Stato, dopo una legge di riforma del 2017 del governo Prodi, i termini per un segreto sono di 15 anni, che sono eventualmente prorogabili ad altri 15 anni. Nel 2010, a marzo del 2010, quindi prima del 2014, era stata data la possibilità a Fabio De Palo, uno dei due fratelli di Graziella, di potersi recare presso gli archivi dell'AISE, dell'Agenzia per le Informazioni della Sicurezza Estera, che è l'ex SISMI, di poter visionare 1161 documenti sulla vicenda dell'omicidio e della sparizione di Graziella d'Italo, e Fabio aveva potuto vederli, leggerli, non fotocopiarli, non poterli divulgare in nessuna maniera. Ovviamente erano probabilmente stati dati in visione solamente quelli meno compromettenti e comunque con tantissimi omissis, con tantissime cancellazioni. Nel dicembre del 2010, il 27 di dicembre, il Presidente del Consiglio Berlusconi, che cosa fa? Proroga di altri 15 anni il segreto di Stato. Quindi fino al 8 agosto del 2014 non può essere disvelato. Quindi è stato una sorta di contentino prima, ma non sono stati dati documenti probabilmente quelli interessanti, anche perché è abbastanza risaputo che le cose più nefande, le cose più che non si possono raccontare, non vengono mai scritte. Quindi anche che Lodo Moro Giovannoni, cui poi storicamente appunto si è arrivati ad avere altezza, un momento vero e proprio non ci sia, cioè che si accordi verbali, le cose compromettenti non venivano messe, non venivano verbalizzate neanche dai nostri servizi. Il 13 di giugno del 2011 Massimo D'Alema, che all'epoca era il presidente del COPASIR, dirà che questa vicenda, la vicenda del rapimento di Graziella De Palo e di Toni, si va a inserire assieme alla vicenda Eni Petronin, al traffico di armi con OLP e Brigate Rosse, si va a inserire appunto in un contesto più grande, che è appunto quello delle stragi. Quindi per questo motivo disse D'Alema che è importante che tutti i documenti che erano stati coperti dal segreto di Stato dovevano essere consultabili da chiunque, in modo che il tragico destino di due giornalisti potesse essere finalmente chiarito. Disse D'Alema che i documenti, che si spera restino segreti ancora per poche settimane, potrebbero infatti aiutare a capire meglio al contesto della più grave strage dell'Italia repubblicana, quella di Bologna del 2 agosto 1980. Era una voce autorevole, perché il presidente del COPASIR è stato qualcosa di forte. Arriviamo al novembre del 2013. I familiari dei due giornalisti, assieme ad altri familiari di giornalisti uccisi da mafia e terrorismo, vengono ricevuti alla Camera dalla Presidente della Camera, che è Laura Boldrini. È stato un momento un pochino surreale, perché appunto eravamo presenti molti familiari e l'onorevole Boldrini, presidente della Camera, ha fatto un po' una pessima figura, perché non era al corrente della vicenda di Graziella e di Italo. Quindi la mamma di Graziella, la signora Renata, ha avuto la possibilità di fare un intervento e si è trovata lei a descrivere la storia di sua figlia, quindi è stata una cosa un po' imbarazzante. La Presidente del Consiglio si era impegnata appunto a rendersi disponibile ad occuparsi di vicenda, ma nei giorni successivi poi siamo stati ricevuti anche
dal presidente del Senato Pietro Grasso. Passano ancora gli anni. Il 21 luglio Giancarlo De Pallo lancia una petizione su Avast che raccoglie 1280 sostenitori al presidente del Consiglio del tempo, che era Matteo Renzi, proprio per togliere il segreto di Stato che stava per arrivare a naturale scadenza. Renzi non risponde, siamo proprio al momento in cui la verità dovrebbe venire fuori, almeno quella documentale, ma non succede nulla. Sempre nel 2014, 30 di settembre, Fabio De Palo riesce ad essere ricevuto dal presidente del COPASIR, il senatore Giacomo Stucchi. Pochi giorni dopo, il 10 novembre 2014, un ex deputato della Camera, Enzo Raisi, ha un colloquio con il direttore del DIS, l'ambasciatore Gian Piero Massolo. Quindi sia Stucchi che Massolo, in due occasioni diverse, hanno detto quello che avevi anticipato tu, cioè che i rapporti segreti con il terrorismo palestinese degli anni Ottanta, ancora oggi disvelato questo segreto, poteva creare discredito sulla politica internazionale e quindi era doverò continuare a tacere, non è possibile arrivare a dire la verità. Il 9 di febbraio 2015, all'atto dell'insediamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i familiari scrivono al Presidente della Repubblica per chiedere non tanto che si riaprano le indagini o che si possa arrivare a una verità storica, quanto almeno poter avere la restituzione dei resti dei due giornalisti. E purtroppo il Presidente della Repubblica non risponde, credo mal consigliato da qualcuno. A maggio del 2016 l'ex magistrato Rosario Priore fa una petizione al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ma anche in questo caso diciamo non c'è una risposta da parte del Presidente del Consiglio. Io volevo puntualizzare una cosa che è veramente strana. Arriviamo a giugno del 2017, c'è un'audizione da parte della commissione d'inchiesta parlamentare sull'omicidio dell'onorevole Moro e viene sentito Bassam Abu Sharif, che è il portavoce dell'epoca del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e consigliere speciale dell'OLP. Il presidente Fioroni, cercando di far luce su quali erano i rapporti tra l'Italia e l'OLPI, quindi proprio lì si è arrivato al nocciolo della questione sull'Odo Moro, omette di fare domande proprio sulla morte dei due giornalisti. Era un'occasione forse più unica che rara, ma non si fanno le domande giuste. Io, se volete, vi leggo proprio le testuali parole. Allora, al portavoce dell'OLP non venne posta nessuna domanda sulla sorte dei due giornalisti. Giancarlo De Palo, l'altro fratello di Graziella, manda una richiesta al presidente del Consiglio Renzi, in cui chiede di non rompere questo muro così ingiusto e prevaricatore nei confronti dei nostri diritti civili, ben consapevole del primato, in questo caso, della tutela della sicurezza nazionale, ma l'immediato rimpatrio e restituzione di quello che resta di quei poveri corpi, affinché ci sia consentito di svolgere quel precetto di misericordia che consiste nel seppellire degnamente i propri defunti e che ci è stato finora negato nonostante lo strapotere italiano sul piccolo Libano. Stessa richiesta verrà riformulata anche al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, anche in quel caso sempre silenzio.
Questo silenzio delle istituzioni è appunto imbarazzante per tanti versi, e ripeto, dopo 43 anni siamo ancora qui a richiedere la completa desecretazione di queste carte, che, come dici tu, magari non ci sarà la pistola fumante nero su bianco, ma comunque permetterebbe di capire se c'è qualcosa di più, perché ormai siamo consapevoli che c'era questo lodo Moro, che ormai gli storici ritengono assodato, che quindi c'erano dei traffici particolari. I nostri servizi di fatto coprivano il trasporto di armi e guerriglieri che attraversavano il nostro paese, addirittura depositavano armi sul nostro paese, armi che venivano eventualmente utilizzate non solo dai gruppi rivoluzionari europei armati e finanziati da quel mondo, ma anche le nostre brigate rosse, che con quelle armi colpivano al cuore lo Stato. Quindi un cortocircuito veramente indicibile. Ma al di là di questo, che è uno scenario che ormai credo sia documentato e davanti agli occhi di tutti, il fatto che ci sia questa ostinazione nel non far emergere queste carte, soprattutto quelle dei tre mesi cruciali, cioè dal luglio, agosto, settembre, diciamo i tre mesi dove c'è la strage di Bologna, c'è la sparizione di Italo Toni e Graziella De Palo, lascia intendere che forse in quelle carte, anche se non ci sarà nero su bianco una notizia, diciamo, esplicita, ci sia qualcosa ancora di più pesante di quello che ho detto poco fa, cioè di questo cortocircuito che si è venuto a creare in nome della ragion di Stato, che alla fine finisce per sacrificare pochi cittadini, due cittadini in questo caso, a fronte degli interessi generali della nazione. Questo è un po', come hai detto, è un patto scellerato da una parte, oppure un patto che ha aiutato il nostro paese. Questo è il grosso dilemma della ragion di Stato, no? Che può arrivare a sacrificare qualche cittadino in nome di una ragione superiore. E prima di poi puoi dire quello che ritieni, anche tornando su questo argomento. Abbiamo visto il silenzio delle istituzioni. A me preme un altro silenzio, perché solo poche settimane fa, il 20 marzo, giustamente sono stati ricordati Ilaria Alpi e l'operatore Rovatin, che 30 anni fa furono uccisi in Somalia. Di Italo Toni e Graziella De Palo non se ne parla quasi mai, cioè io fatico a trovare notizie sui giornali o addirittura in televisione. Ecco, questo silenzio della stampa, cioè, nei confronti dei loro colleghi, ecco, che cosa fece? Cioè, i familiari chiesero qualcosa, non so, a Paese Sera, ai colleghi che sapevano che Graziella stava facendo questa inchiesta così pericolosa, che posizione presero questi giornali all'epoca, e dopo perché secondo te la stampa non ha lo stesso occhio di riguardo che ha giustamente nei confronti di altri giornalisti che hanno perso la vita durante il loro lavoro, ecco, quindi se puoi dire qualcosa in merito. Queste qui sono impressioni mie, ma credo che non siano tanto distanti dalla realtà, cioè che mentre Ilaria Alpi e Krovatin facevano parte del giornalismo televisivo, Ilaria era una corrispondente di guerra che appariva in video, mentre Graziella scriveva su un quotidiano del Partito Comunista con una tiratura limitata, e da parte del direttore, se non sbaglio era Pratesi, se non ricordo male, ci fu proprio un'operazione di scarico, cioè si diceva: ma in fin dei conti non è una nostra, è una collaboratrice di Paese Sera, è una freelance. È stato fatto capire ai familiari che in fin dei conti se l'era andata a cercare, che sì, che voleva scrivere articoli abbastanza eclatanti, ma che in fin dei conti poi non era tanto il caso di continuare a parlare di questa vicenda. Quindi da parte degli stessi giornalisti c'è stata una presa di posizione un po' tiepida, un po' l'acqua di rose. Noi cos'è che dobbiamo invece ringraziare, ma veramente in maniera
calorosa è la Federazione Nazionale della Stampa, Giuseppe Giulietti, che in questi anni si è preso a cuore questa vicenda, la nostra come quella di tutti i cronisti che sono stati uccisi da mafia e da terrorismo. Cioè, noi abbiamo avuto un supporto forte, veramente forte, dalla Federazione Nazionale della Stampa, che forse in maniera tardiva, in maniera a distanza di anni, però c'è stata vicina e continua ad esserci vicino. Quando tu, Gabriele, dici che le istituzioni non collaborano, hanno ancora forti timori, però c'è da dire che qualcuno che vuole parlare nel corso degli anni è venuto fuori. Io ho un servizio di Google Alert, per cui tutte le volte che salta fuori qualche notizia su internet, su mia cugina, su Italo Toni, mi viene notificato. Mi era capitato di leggere per caso un articolo di Massimo Numa, che era un giornalista della Stampa, che su una testata locale che si chiamava Torino Star, che adesso non esiste più, parlava proprio del rapimento e dell'uccisione di mia cugina, con un'intervista a un ex agente dei servizi del SISMI, in cui questa persona raccontava di sapere come erano stati uccisi e il perché erano stati uccisi. Io cosa faccio? Cerco immediatamente di sentire Numa, lo contatto in redazione e lui si impegna a dare risalto ancora a queste informazioni, che per noi erano molto importanti, tanto che poi sulla Stampa di Torino ripropone lo stesso articolo dove questo ex agente, che dice di essere stato alle dipendenze dirette di Giovannone, del colonnello Giovannone, dice che sapeva appunto che cos'era avvenuto, e che qualcuno è anche disponibile ancora oggi a saper dove sono stati sepolti i corpi dei due giornalisti. Questo che anno era? Questo era novembre del 2017, quindi relativamente pochi anni fa. Delle stesse notizie mi aveva parlato anche Marco Birolini, un giornalista dell'Avvenire, che aveva una sua fonte. Questa fonte invece aveva un nome, aveva un volto. Cioè, mentre la fonte di Numa voleva rimanere nell'anonimato e si diceva disponibile a collaborare con la magistratura solamente nel caso in cui dall'alto, da parte delle istituzioni, ci fosse stato un mandato preciso a testimoniare, un altro ex agente dei servizi, questo contatto di Birolini, che si chiamava Aldo Anghessa, aveva raccontato una storia simile. Cioè, mi aveva detto, io sono riuscito a mettermi in contatto con questo Aldo Anghessa, e aveva raccontato sia a Birolini che a me che lui faceva parte del SISMI, che era di stanza in un paese arabo, della penisola araba, io adesso non mi ricordo che paese era, e che gli era giunto l'ordine pochi giorni dopo, i primi giorni di settembre, di mobilitarsi per imbarcarsi su un aereo dei servizi e recarsi in Libano, probabilmente tramite la Siria, perché l'aeroporto di Beirut era chiuso, per andare a liberare Graziella De Palo. Poche ore prima dell'inizio dell'operazione era arrivato la stampa. Quindi anche questa persona è la seconda persona che si dice appartenente ai servizi, racconta una storia che è complementare a quella che era stata pubblicata da Numa sulla Stampa. Cioè, ci sono persone ancora oggi viventi che all'epoca probabilmente erano dei giovani agenti, avranno avuto una trentina d'anni, penso, ancora oggi sanno esattamente come è andata la storia. Alla luce di queste dichiarazioni, la Federazione Nazionale della Stampa, tramite l'avvocato Giulio Vasaturo e l'avvocato della famiglia De Palo,
fanno richiesta presso la Procura di Roma per la riapertura delle indagini e le indagini ripartono. Quindi ad oggi la Procura di Roma non ha ancora fatto sapere a che punto siamo, però elementi nuovi. Il fascicolo aperto, sì sì. Il 30 di luglio del 2020 Giuseppe Giulietti ha un incontro presso la Federazione Nazionale della Stampa con Fabio De Palo, Aldo Toni, il fratello di Italo, e Alvaro Rossi, un cugino di Italo, in cui si cercano un pochino di delineare le iniziative future. Quindi ad aprile del 2020 l'avvocato Vasaturo della Federazione Nazionale della Stampa presenta un'istanza al presidente del Consiglio Conte e al direttore del DIS, il generale Vecchione, per avere un elenco del personale del SISMI operante in Medio Oriente nel 1980 affinché i magistrati possano citarli come testimoni. Non so a che punto siamo, come siano andate le cose. Un altro aspetto importante è che pochi anni fa è venuto a mancare l'ex ambasciatore Stefano D'Andrea. Si parla di un suo memoriale che è stato consegnato alla figlia, ma anche di questo memoriale, dove probabilmente l'ambasciatore si vuole togliere qualche sassolino dalla scarpa, perché lui aveva testimoniato, aveva detto tutto quello che sapeva durante il procedimento del 1984. Prima che il presidente del Consiglio Craxi decretasse il segreto di Stato. A quel punto lì l'inchiesta, per ovvie ragioni, si è dovuta fermare, perché chi era stato rinviato a giudizio, cioè il colonnello Giovannone e il generale Santovito, vengono a morire per cause naturali prima della fine del procedimento, e invece Giorgio Abbascio viene prosciolto per insufficienza di prove, perché quando Giovannone ottiene da Craxi l'autorizzazione a non parlare più, il processo fino a quel punto finisce. Certo. E tu nel 2012 hai pubblicato questo libro che ha un titolo molto forte, Omicidio di Stato, no? E ricordo che ero presente, forse in quei, cioè, non mi ricordo che stagione era, comunque a Roma al Campidoglio venne fatto un grosso convegno, forse per la prima volta, in cui si parlò di questa vicenda e si presentò il libro. Ne vuoi parlare Sì, era l'11 settembre del 2009 e il Comune di Roma assieme al Comune di Sassoferrato organizzano questo convegno dal titolo Graziella e Italo, una giornata per non dimenticare. Intervengono storici italiani e stranieri assieme a giornalisti di spessore. Una cosa particolare è che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non concede il patrocinio della Presidenza della Repubblica. Sono tutti segnali, sono tutti eventi sgradevoli, ecco, diciamo così, perché a parte veramente il Presidente Pertini, da parte delle istituzioni abbiamo avuto poca considerazione. Noi, se dobbiamo dire grazie a qualcuno, probabilmente dobbiamo dirlo il 2 di settembre del 2020, al presidente Fico, la presidente della Camera, che riceve nuovamente i familiari e dice che è un incontro doveroso per ricordare i due cronisti, esprimere vicinanza ai loro cari e per ribadire l'esigenza di continuare a cercare verità e giustizia. E Fico consiglia ai familiari Toni e ai familiari De Palo di rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio, perché sembra un'ovvietà, ma il Presidente del Consiglio è l'unica carica istituzionale che ha il potere esecutivo per decretare la fine di un segreto di Stato oppure per dare mandato agli ex appartenenti alle forze della difesa di poter parlare. Io ho fatto il militare di leva tanti anni fa
e esisteva un nulla osta sicurezza. Io ancora oggi, a distanza di 40 anni, ho finito servizio militare nell'86, non posso parlare di cose classificate, ed erano stupidaggini, io ero marinaio su una nave. Immaginiamoci che cosa, i vincoli ai quali è soggetto ancora oggi un ex agente del SISMI, ok? Se dall'alto, se il presidente del Consiglio non dà una direttiva e dice ai suoi uomini: bene, ora è il momento di parlare, questi mantengono il loro riservo. Perché? Per due ragioni. Primo, perché ci possono essere delle conseguenze legali, perché divulgare un segreto di Stato non è una cosa da poco. E secondo, c'è anche un dovere morale, perché chi ha appartenuto alle Forze Armate ha un dovere morale, per cui se i miei superiori mi dicono che devo tacere, non devo raccontare certe cose, io devo continuare a stare zitto, anche se certe cose veramente gridano vendetta. Cioè, chi è l'unica personalità politica? Non è il Presidente del Senato, non è il Presidente della Camera, non è il Presidente della Repubblica, ma il Presidente del Consiglio di turno. Arriviamo al 22 di settembre del 2020. Allora, Marco Birolini pubblica su Avvenire la notizia del decesso di Anghessa. Aldo Anghessa viene a morire a Dakar, in Senegal, in circostanze misteriose. Che cos'era successo poco prima? Le stesse dichiarazioni che Anghessa aveva rilasciato a me, che aveva rilasciato a Fabio De Palo, vengono registrate anche da un giornalista del TG1, che è, adesso ve lo dico, Vittorio Romano, che si era interessato al caso e che aveva fatto un'intervista audio ad Anghessa in cui aveva detto le stesse cose, cioè lui era un ex agente, lui era pronto ad andare a liberare i suoi commilitoni, Graziella De Palo, e dice Anghessa: sapevano che saremmo arrivati, sarebbe stato un bagno di sangue, fummo costretti a rinunciare. Quindi Vittorio Romano fa questo servizio per il TG1, ma questo servizio non è mai andato in onda. Doveva essere un programma di approfondimento del TG, ma anche lì, inspiegabilmente, Anghessa muore stranamente, aveva raccontato cose compromettenti, sarà morto in estrema salute, aveva, mi pare, 72 anni, sembrava che fosse ancora operativo, perché si dice che poi alla fine chi ha appartenuto ai servizi non smette mai il proprio compito, e Anghessa se ne muore. Cioè sono tutte cose strane. Poi un'altra dichiarazione viene da Francesco Pazienza. Francesco Pazienza è stato considerato come un faccendiere, come un collaboratore del SISMI, come uno che raccontava cose vere e cose non vere, ma in un'intervista dell'8 febbraio 2021 a Raffaella Fanelli, io, se volete, cosa dici? Posso leggere? Sì, le sue dichiarazioni, perché sono abbastanza... Sì. Graziella De Palo e Italo Toni avevano scoperto un traffico di armi al porto di Acquamarina in Libano, dice Francesco Pazienza. Un traffico gestito dal gruppo di Gemayel. Dalla Becca usciva droga ed entrano armi. I due giornalisti lo avevano scoperto e per questo furono uccisi. E prosegue: mi mandarono in Libano per capire che cosa fosse successo ai due giornalisti italiani. E c'era già Stefano Giovannone che stava studiando e vedendo la questione. Era un momento in cui non poteva dire la verità. L'Italia era stata tenuta dal terrorismo mediorientale, accordi che dovevano restare segreti. Allora bastano poche armi, qualche pistola. Nel porto di Acquamarina arrivavano carichi importanti che andavano altrove.
la giornalista La Fanelli gli chiede a chi andavano, anche al Fronte Popolare di Liberazione Palestina, il cui leader era il medico George Bush. Avevo l'obbligo di riferire solo al capo del SISMI e al mio rientro informai Giuseppe Santovito che due giornalisti italiani erano stati eliminati e i loro corpi buttati in mare. Che George Bush sia stato prosciolto non esclude la responsabilità. La Fanelli gli chiede ancora: le Brigate Rosse avevano rapporti con il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina? Certo che avevano rapporti. La Fanelli: lei ha mai visto brigatisti italiani addestrarsi in campi palestinesi? C'erano dei campi di addestramento in Siria e in Libano. C'era voce di italiani visti in quei campi. Non ho prove per dirlo. E la Fanelli rincara la dose: l'ordine di uccidere i due giornalisti potrebbe essere dito dall'Italia? E risponde: tutto è possibile. Mi mandarono in Libano per capire che fine avessero fatto quei due ragazzi. Ragazzi, per modo di dire, perché sì che Graziella era giovane, ma Italo Toni aveva 50 anni. Non dovevo sapere altro. Pazienza, si dice certo, della fine dei due giornalisti. Ho consegnato una relazione sulla vicenda a Giuseppe Santovito. Avrebbe dovuto i familiari di Graziella De Paoli e Italo Toni. Quindi questo è il quarto personaggio che sedicente, agente dei servizi, dice come sono andate le cose. C'è un'altra fonte, una fonte dell'avvocato Carlo Palermo, che anche lui ha assistito uno dei due fratelli Giancarlo De Palo, che è un'altra fonte ritenuta attendibile, che dovrebbe essere stata sentita dal pubblico ministero. Quindi di carne al fuoco ancora oggi, a distanza di tanti anni, veramente ce n'è, perché tante persone, appunto, secondo me si dimostrerebbero disponibili a parlare, però c'è un però. Ci deve essere qualcuno che ha il mandato politico e che ha il mandato esecutivo per dire a questi ex agenti: bene, è ora che voi parliate, perché se le carte possono dire certe cose, e non tutte le carte abbiamo visto sono state consegnate, probabilmente c'è qualche cosa che manca, perché come dicevi tu, il fatto che per tre mesi non arrivino notizie da Beirut, dal colonnello Giovannone, proprio nei momenti più caldi, è un qualche cosa di strano. Cioè, è possibile che chi era più vicino all'ULP e chi era plenipotenziario in Medio Oriente per la nostra Repubblica per tre mesi non mandi nulla, neanche una cartolina? Infatti questo è uno dei punti un po' delicati che va approfondito, perché nelle 195 documenti ufficialmente versati all'Archivio Centrale dello Stato terminano il 2 luglio e riprendono il 23 settembre, quindi c'è proprio un buco nei mesi più... E quanto meno strano, direi. Esatto. Mesi dove partono anche, non solo c'è la strage di Bologna, il rapimento di Graziella e Italo, ma c'è anche la genesi dei depistaggi che abbiamo citato, della pista libanese, che indicava i falangisti come responsabili sia della strage di Bologna sia del rapimento di Italo e Graziella. Ti volevo chiedere un'altra cosa a proposito di depistaggi e comunque di personaggi che diciamo in qualche modo hanno avuto un ruolo informativo o disinformativo in quei mesi. C'è una persona che peraltro è ancora vivente, si chiama Rita Porena, che era diciamo molto amica di Stefano Giovannone, era una giornalista anche lei, e lei si fece proprio portavoce, perché era molto vicina ai palestinesi, aveva dei rapporti strettissimi con vertici come Bassam Abu Sharif, che tu hai citato, e anche altri, la quale fece un'intervista proprio a Bassam Abu Sharif dopo il sequestro dei missili a Ancona, e fece sul Corriere del Ticino, non ricordo bene. Prego? Sul Corriere del Ticino, se non ricordo male. Il Corriere del Ticino lo fece, venne pubblicato il 19 settembre dell'80 ad Abu Ayyad, ed è proprio dove Abu Ayyad riprende ciò che aveva detto ad As-Safir, che era un giornale libanese filo siriano, tre giorni prima, in cui si parla appunto di quello che ho citato, cioè del fatto che erano stati intercettati degli estremisti di estrema destra tedeschi, che avevano parlato di quello che avveniva nei campi di addestramento della Falange,
quando viceversa il gruppo Hofmann, il gruppo sportivo militare Hofmann, che era il gruppo estremista di destra tedesco in quei mesi dell'80, non si addestrava nei campi falangisti, bensì nei campi proprio palestinesi di Abu Ayyad. Ma al di là di questa vicenda, Rita Parolini intervenne anche sulla storia di, perché era molto, diciamo, molto vicina a Giovannone, e quindi forse era anche colei che portava all'esterno alcune parole o frasi che voleva dire Giovannone, voleva far trapelare Giovannone. Sulla vicenda di Graziella Italo intervenne esplicitamente? Sì, da quanto ne so io, sì, perché da quando le carte che avevo visto era quella che collaborava in maniera proprio stretta con Giovannone, che aveva rapporti con esponenti palestinesi e aveva dato, adesso non mi ricordo se era stata lei o Teila Corrà, un'altra sì, giornalista, che invece lei è scomparsa qualche anno fa, che aveva dato notizia che c'erano dei corpi presso la camera mortuaria dell'ospedale americano di Beirut, e tra questi quattro corpi due potevano essere quelli di Graziella ed Italo. L'ambasciatore D'Andrea si era recato sul posto e aveva appurato che non si trattava di loro, quindi anche lei probabilmente dava notizie vere e notizie false, perché quando tu fai parte, insomma, sembra che sia stata riconosciuta proprio dipendente o collaboratrice dei nostri servizi, e quindi il suo ruolo è stato un po' nebuloso, diciamo così. Comunque, veramente, Gabriele, sono tante le persone che ancora oggi perlomeno potrebbero aiutare a, almeno a far recuperare i corpi. Il 10 dicembre del 2022, all'età di 99 anni, Renata Capotorti, la mamma di Graziella, scrive una lettera che viene pubblicata sul Corriere della Sera, in cui si rivolge a Giorgia Meloni. Se c'è ancora tempo, io magari leggo queste poche righe. Assolutamente sì. Si rivolge appunto alla Presidente del Consiglio e chiede giustizia e una tomba su cui piangere, con le poche energie che ancora conservo, perché comprenda l'inconsolabile disperazione di una madre, assumendo ogni possibile iniziativa urgente per disvelare finalmente le ragioni dei gravi depistaggi e per individuare almeno il luogo in cui ancora si trovano a Beirut le spoglie della mia povera Graziella. E quindi ricostruisce poi nel corso della lettera tutte le battaglie che sono state condotte dalla famiglia per avere giustizia e conoscere i nomi degli, non tanto per avere conoscere i nomi degli esecutori materiali, ma quanto per appunto poter avere una tomba su cui piangere. I nostri appelli per conoscere la verità non hanno mai avuto risposta, ci siamo sentiti abbandonati dallo Stato, conclude Renata Capotorti. Dopo tre giorni arriva una risposta dalla Presidente del Consiglio. Per la prima volta un Presidente del Consiglio si esprime pubblicamente sulla vicenda, e vale la pena di avere ancora un po' di pazienza, perché vi leggo che cosa ha risposto il 13 dicembre 2022 sul Corriere della Sera la Presidente del Consiglio. Cara Renata, le scrivo da madre a madre, ma anche nella mia responsabilità di Presidente del Consiglio, per assicurarle che farò quanto possibile per consentirle di avere quella verità a cui lei giustamente aspira da oltre 40 anni. Sua figlia Graziella avrebbe potuto essere mia figlia. Appassionata del suo lavoro, si recò in Libano, allora giovanissima, alla ricerca di notizie utili all'inchiesta che stava realizzando insieme al collega Italo Toni, pochi giorni dopo la strage di Bologna. Era il periodo più buio della nostra Repubblica. Al rapimento e all'assassinio di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta erano seguiti attentati, omicidi e stragi. L'Italia era al centro delle tensioni internazionali e nel contempo colpita più di altri paesi dai gruppi terroristici.
In quegli anni ero troppo piccola per capire, ma il mio impegno politico è anche frutto dell'emozione che quegli episodi e poi la successiva morte dei giudici Eroi, Borsellino e Falcone suscitarono in me. Ora sento il dovere da madre nei confronti delle madri che hanno perduto i loro figli in quegli anni di violenza e terrore e certamente nei confronti suoi. Mi risulta che la sua famiglia abbia preso visione in momenti differenti dal 2010 in poi di larga parte degli atti, prima secretati, relativi alla scomparsa di Graziella e di Italo. A seguito dell'ottimo lavoro svolto in questa direzione nella passata legislatura dal COPASIR, con una propria indagine conoscitiva, ho dato disposizione al sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha la delega ai servizi, di far completare la desecretazione dei documenti restanti, pur se non direttamente collegati alla scomparsa medesima. Essi costituiscono la cornice in cui la vicenda si inserisce, con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti all'epoca fra Italia e OLP. Si tratta comunque di atti già a disposizione dell'autorità giudiziaria che dal 2019 ha ripreso le indagini sul caso. Sono trascorsi 42 anni, un tempo sufficiente per guardare al passato con più equilibrio e serenità, provando a costruire una coesione istituzionale su temi complessi ma ineludibili. Quell'estate del 1980 la sua Graziella aveva solo 24 anni, una giovane giornalista con la passione per la verità. Per lei e per i suoi familiari, per la nostra stessa comunità, dovremmo coltivare quella stessa passione. Sono parole anche toccanti, perché la volontà sembra trasparire. Però secondo me la Presidente Meloni potrebbe fare un passo ulteriore, che è quello a cui accennavo prima, cioè è lei che ha lo scettro in questo momento, è lei che ha il mandato non solamente di dire bene, cerchiamo di fare chiarezza, ma di dire agli ex appartenenti alle forze armate che operavano nei servizi segreti di collaborare, cioè di recarsi dai giudici, di vuotare il sacco e di dire quello che sanno. Cioè, secondo me, con un preciso mandato ci sono due piani, c'è quello delle carte e c'è quello dell'audizione di queste persone, ma solamente il Presidente del Consiglio può avere il potere proprio decisionale di dire a queste persone collaborate. Sì, questo, diciamo, dopo tanti anni, più di 40 anni, 43 anni, credo che sia giunto il momento anche di fare i conti con quel passato. Ogni situazione va sempre collocata nel tempo in cui avviene. Il clima di quegli anni era particolare e quindi qualcosa che oggi potremmo reputare inconcepibile all'epoca poteva avere un senso. Quindi non bisogna aver paura di affrontare quella storia anche per poter far pace con un passato che purtroppo è ancora molto oscuro e che dà spazio anche a dietrologismi, a complottismi, a opinioni indimostrabili che non fanno altro che aumentare la confusione e allontanare dalla verità e dalla conoscenza di quello che accade in quegli anni. Se non hai altro da dire, direi siamo già un'ora e un quarto circa, quindi possiamo anche chiudere, però sei libero. Speriamo, anche speriamo di non aver annoiato chi ci ascolta. Sai, lui... credo che parlare, no, adesso ti faccio finire, ma parlare di una vicenda che ha avuto, come abbiamo ricordato, questo silenzio delle istituzioni e gran parte anche dell'informazione del giornalismo, perché tranne pochi casi che hai citato e che sono proprio da citare per il coraggio, ce ne sono pochissimi, insomma, fino all'inizio degli anni 2000 il silenzio era pressoché assoluto, quindi in ogni modo, ecco, voglio ricordare che in calce, cioè nella descrizione del video, metteremo un link sia al sito Libera di consultazione e anche il sito Italo Toni Graziella De Palo, di cui non ricordo bene qual è però metteremo il link,
dove avete raccolto un po' tutta la rassegna stampa, documenti, tutto quello che c'è sulla vicenda, e anche il tuo libro Omicidio di Stato, che tu hai reso fruibile liberamente, e quindi è molto importante. Metterò il link appena mi mandi tutti i riferimenti per poter renderlo disponibile a chi vorrà approfondire la cosa. Puoi concludere? Sì, Gabriele, mi veniva in mente, forse abbiamo tralasciato la notizia di una richiesta presentata da alcuni deputati della Camera della riapertura di una commissione parlamentare d'inchiesta. Sì. Non sì. Abbiamo parlato allora. Del 5 luglio 2023 la richiesta è per la istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con gli attentati, le stragi e tentativi di destabilizzazione delle istituzioni democratiche avvenuti in Italia dal 1948 al 1992 e sulle attività svolte dai servizi segreti nazionali e stranieri anche relativamente alla scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni e l'attentato del 1982 alla Sinagoga di Roma. Sì, a me risulta che sia già stata approvata dalla Commissione Affari Costituzionali, se non sbaglio, e deve essere discussa, è una commissione monocamerale, quindi non è una bicamerale, riguarderà solo la Camera dei Deputati, e quindi deve essere votata alla Camera, penso, nelle prossime settimane, e quindi probabilmente entro l'estate diciamo verrà diventerà operativa, e questo potrebbe essere un luogo istituzionale con tutte le garanzie che può dare il Parlamento, quindi la presenza e la rappresentanza di tutte le parti politiche, per andare a fondo e andare cercare di dare delle risposte a tante vicende, compresa quella della sparizione e morti di Italo e di Graziella, quella potrebbe essere un'occasione importante da non perdere. Quindi io mi auguro che veramente nel giro di poche settimane questa commissione prenda corpo e vediamo che cosa potrà far emergere. Questo è importante, sì. Io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e per il lavoro, volevo appunto complimentarmi per il lavoro che stai svolgendo, perché è un lavoro certosino, fatto con pazienza, che probabilmente tanti giornalisti e professionisti non hanno il tempo materiale di svolgere. Esatto. Perché sono sempre. Penso che sia, sì, esatto. Io per fortuna non sono nei ritmi di una testata dove bisogna rincorrere la notizia, l'attualità, eccetera. Io lo faccio per passione, e anche perché io all'epoca, in quegli anni, ero adolescente e ho vissuto così gli anni di piombo, la notte della Repubblica, chiamiamolo come vogliamo. Comunque sono stati anni terribili che mi hanno comunque segnato, interessato, per cui la mia ricerca soprattutto in quegli anni, perché ci sono molti lati oscuri, e quindi mi ci dedico con molta passione e per pura voglia di capire di più e nient'altro. Ecco, non lo faccio come professione, ma proprio come passione. Io ti ringrazio tanto della disponibilità, sei stato chiarissimo, credo che abbiamo fatto capire, conoscere la vicenda. Con i link che metteremo tutti avranno occasione di scaricare, leggere il tuo libro e farsi una opinione ancora più approfondita, e credo che sia necessario dopo tanti anni e dopo tanti silenzi e omissioni. Grazie ancora, Nicola. Grazie ancora, grazie e a presto. A presto, arrivederci, chiudiamo qui la diretta e salutiamo tutti quelli presenti. Grazie ancora.